Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Pagine Spirituali, la nostra critica, la nostra analisi letteraria dell'epistolario di Padre Pio. E ci troviamo in questo luogo suggestivo ed importante, molto significativo proprio perché raccoglie tutti gli scritti su San Pio da Pietrelcina. Ci troviamo infatti nella sala di lettura della Biblioteca Padre Pio di San Giovanni Rotondo. E ritroviamo Angela Magda Bocchino per parlare quest'oggi dell'amore di Dio. Bene, ben ritrovati cari telespettatori, ben ritrovato Nicola. In apertura è doveroso comunque ringraziare chi telefona alla redazione, chi ci scrive. Mi hanno dato due nomi, due signore di Foggia, la signora Anna Maria e la signora Scroccor. Scroccor il cognome. Le ringrazio per gli apprezzamenti che comunque vanno a Padre Pio, non a me. Io sono soltanto un po' una voce che grida nel deserto della vita, che cerca di portare avanti, il magistero di Padre Pio, questo grande magistero. Oggi veramente abbiamo una lettera molto importante. È presa dal secondo volume dell'epistolario, quello che è dedicato esclusivamente a Raffaellina Cerase, questa figlia spirituale di Padre Pio che egli seguì soltanto per iscritto, tranne che negli ultimi 15 giorni della vita di Raffaellina, quando ormai prossima alla morte perché aveva contratto un tumore che le era stato operato a Bologna, ma che non aveva evidentemente, un po' con i mezzi di allora, siamo nel 1916, un po' anche la malattia doveva essere già in metastasi, e quindi la povera Raffaellina morirà il 25 marzo del 1916. E comunque, il seguire poi da vicino Raffaellina a Foggia, città natale, della sua figlia spirituale, servirà a Padre Pio per rientrare in convento. Il tanto sognato rientro in convento, sognato anche da Padre Pio, che però in una lettera aveva chiaramente detto che i tempi non erano maturi e che comunque lo avrebbe saputo dalla Madonna quando i tempi sarebbero stati maturi, tanto auspicato questo rientro da Padre Agostino, finalmente si realizzò per seguire negli ultimi giorni Raffaellina, che morì veramente in concetto di santità. Ma Padre Pio lottò non poco per portare questa figlia a questi livelli. La lettera che trattiamo oggi è la numero 45 del secondo volume dell'epistolario, datata a Pietrelcina 9 gennaio 1915. È una lunga lettera ed è un trattato sull'amor di Dio, perché Padre Pio vuole che Raffaellina si convinca di questo dono che l'umanità ha dell'amor di Dio e ne fa una disquisizione teologica di altissimo livello. È una lunga lettera che non tratteremo per intero, ma in qualche parte necessariamente dovremo un po' ometterla, senza però togliere la logica di tutta quanta la lettera, perché è una lettera molto importante. Anzi, il secondo volume dell'epistolario si contraddistingue proprio per questi mini trattati che Padre Pio scrive nella solitudine di Pietrelcina per elevare, educare la sua figlia. Quindi Pietrelcina, 9 gennaio 1915. Iesus Maria Iosef Dominicus Franciscus Clara, dilettissima figliuola del Padre Celeste. La grazia divina abbondi sempre più in voi. Gesù e Maria regnino sempre nel vostro cuore e vi facciano pregustare le dolcezze, preservatevi nell'eterno e nel beato soggiorno. Così sia. Facendo seguito all'altra mia precedente, dove vi esortavo a star tranquilla in riguardo all'amore vostro verso Dio, il vostro amore per il Dio si va sempre più in voi rassodando ed aumentando. Quindi Raffaelina cresce in proporzione della guida spirituale di Padre Pio. Poi Padre Pio raggiunge: rallegratevi, perché quando meno ve l'aspettate, il Signore farà risplendere nelle tenebre la luce. Orietur in tenebris lux tua, cioè brilla nelle tenebre la tua luce.
Orietur, brillerà nelle tenebre la tua luce. Anche in mezzo a tutte queste tenebre che circondano l'anima vostra, voi potete confortarvi e ricevere nel vostro spirito tanta luce quanto basti a non farvi cadere nella disperazione. Grazie all'amore di Dio. Ora Nicola prosegue. Intanto fermiamoci un po' sulla virtù dell'amore di Dio. Che cos'è quest'amore? Ecco, la prima, scolasticamente, il primo problema è spiegare che cos'è l'amor di Dio. Innanzi di dare una risposta a questa domanda, bisogna tener presente che l'altro è l'amore di Dio sostanziale ed altro è l'accidentale. Sembra proprio una spiegazione aristotelica. La sostanza è quello che è, questo per esempio è la sostanza legno, però l'accidente è tavolo, cioè il modo come questa sostanza legno è poi diventata un oggetto, in questo caso è diventato tavolo. Quindi l'amore di Dio è sostanziale, ma poi altra è la forma dell'amore accidentale. E che quest'ultimo a sua volta va distinto in amore accidentale sensibile ed in amore accidentale spirituale. Sensibile è quello che noi proviamo. Molto spesso, purtroppo, nella società contemporanea è molto più frequente questo, cioè quello devozionale, quello di tante preghiere, di tante manifestazioni, di tanti pellegrinaggi, di tanti movimenti religiosi. Invece altro è quello spirituale, che anche Santa Teresa d'Avila prediligeva in modo particolare. Posta questa distinzione, veniamo adesso a dar risposta alla suddetta domanda. L'amore di Dio sostanziale è quell'atto di preferenza semplice e nudo. Ecco, semplice e nudo, senza aggiunte di nulla, senza aggiunte di contorni devozionali di nessun tipo. Con cui la volontà antepone Dio ad ogni altra cosa per la sua infinita bontà. Ecco, Dio al di sopra di tutto. Chi ama in tal guisa Dio, lo ama con amore di carità sostanziale. Ecco, chi ama così Dio, ponendolo al di sopra di tutto, lo ama con una carità sostanziale. Ma se questo amore di Dio sostanziale viene accoppiato con la soavità, se detta soavità si contenga e si restringe tutta nella volontà, noi avremo ancora l'amore accidentale e spirituale. Ecco, se noi aggiungiamo la soavità, se si restringe soltanto alla volontà, io voglio fare tante novene, tante preghiere, tante devozioni e così via, questa noi avremo ancora l'amore accidentale spirituale, cioè come si trasforma, come diviene questo amore spirituale. Se poi la detta soavità scenda nel cuore e vi si faccia sentire con ardore, con dolcezza, noi avremo ancora l'amore accidentale sensibile. Il Dio suole, allorché vuole per sua infinita bontà sollevare un'anima ad alta perfezione, di portarsi con lei come una madre col suo pargolo. Osservate tutte le ingegnose cure di una siffatta madre. Ricordate che Padre Pio ama molto le similitudini. E la similitudine che più lo tocca spesso è quella proprio della madre, della tenerezza della madre verso suo figlio, per farci capire che Dio è madre nei nostri confronti. Ella è tutta viscere per suo caro idoletto. Cioè tutta viscere, tutto amore intimo proprio per il suo idoletto, lo chiama il figlio, come un idolo che antepone a tutto. Appena dato alla luce il suo bambino, non se lo porta subito al seno materno per farlo poppare, e questo il fa ad un doppio fine. Questa povera madre fortemente teme che il latte, non essendo ancora ben purificato dal calorico del suo seno materno, potrebbe gravemente nuocere al frutto delle sue proprie viscere. Ma un'altra ragione altresì spinge questa buona madre a sì prudentemente operare. Il latte non ben purificato non riesce gradevole al palato del neonato e questa sì buona madre, temendo fortemente e con ben fondata ragione che il figlioletto, nauseato troppo presto dallo sgradevole sapore del suo latte, non per anco purificato, non avesse in seguito a lasciare di poppare, la poverina si contenta di alimentarlo in sul principio con cibo dolcissimo, come sarebbe lo zucchero. Quando poi questa affettuosissima madre ha disposto così il neonato ed il suo latte ha acquistato la proprietà di sana alimentazione,
piuttosto noi la vediamo con santo e materno ardore attirare il bambino al suo seno materno per somministrargli il latte. Allora, quando questo bambino è giunto all'età dello svezzo, questa si tenera madre a poco incomincia, assieme al suo latte, a somministrargli gli altri cibi. Ed in questo frattempo, ella quasi, insensibilmente, gli va togliendo il suo latte col somministrargliene sempre di meno, e più di raro, fino a che non giunge il giorno in cui cessa del tutto dal somministrarglielo. Forse finiscono qui le cure tutte di questa madre? Mi rimetto in questo a chiunque intelletto per giudicarlo. Intanto non perdiamo di vista il bambino. Egli, per lo svezzamento, soffre e soffre molto certamente in sul principio. E non è raro il caso che vediamo questo bambino deperire per un certo tempo. Ma in seguito rifiorirà in salute, si fortificherà nelle membra, da divenire un giorno uomo ben formato. Il che non mai avrebbe potuto ottenere se la madre si fosse contentata di somministrargli per sempre il suo latte. Ecco, quindi questa madre amorosissima che pur di non nuocere a suo figlio dosa le poppate e poi le sostituisce anche con lo zucchero se crede che ancora non sia troppo nutriente il suo latte, è la metafora, il simbolo dell'amore di Dio per noi e della cura che Dio ha nei nostri confronti. In questo ed in altro modo assai migliore ancora, si diporta Iddio, cioè si comporta Iddio con le nostre anime. Egli volle guadagnarci a sé col farci provare abbondantissime dolcezze e consolazioni in ogni nostra devozione, tanto nella volontà che nel cuore. Ma chi non vede di quanto pericolo è circondato una siffatta specie di amore di Dio? È facile che la povera anima si attacchi all'accidentalità della devozione e dell'amore di Dio. Ecco, questo sembra rivolto agli uomini di oggi che vanno dietro a tanti pellegrinaggi, a tanti movimenti religiosi, a tante forme esteriori, accidentali di devozione. Poco punto curarsi della devozione, di quell'amore sostanziale che solamente la rendono cara ed accetta Dio, l'amore sostanziale. Quando egli vede che l'anima si è ben rafforzata nel suo amore e che a lui si è affezionata e congiunta, già la vede allontanata dalle cose terrene e dalle occasioni di peccare. Ed ella ha acquistata tanta virtù da bastarle a mantenersi nel suo santo servizio senza questi allettativi e queste dolcezze del senso, volendo promuoverla ad una maggiore santità di vita, le toglie quella dolcezza di affetti che fin qui ella ha sperimentata in tutte le sue meditazioni, orazioni ed altre sue devozioni. E ciò che è doloroso in questo stato per l'anima è quello di perdere ogni facilità di fare orazione e di meditare e di essere lasciata al buio in una piena e penosa aridità. Bellissimo. Il troppo andare dietro a queste manifestazioni, orazioni, meditazioni, devozioni, non la sviluppa verso la via della santità, dice Padre Pio. Anzi, Padre Pio diceva che chi troppo va pellegrinando non si salva. A tutto questo non mancano ancora delle afflizioni esterne con altri innumerevoli dispiaceri. Quindi quelle sono quelle che noi provochiamo col nostro devozionismo eccezionale. Sembra quasi che Padre Pio faccia, preveda quello che sarebbe successo proprio a lui, cioè tutto il pellegrinaggio religioso a San Giovanni Rotondo. Perché? Perché il frate con le stimmate, il frate che faceva miracoli, vero che aveva le stimmate, verissimo, che grande intercessore presso Dio. Però chi di noi offre per le intenzioni di Padre Pio, salvatore del mondo e dell'umanità, le proprie preghiere, i propri sacrifici, cioè collaborando con questo grande santo. A questo punto non mancano ancora delle afflizioni esterne con altri innumerevoli dispiaceri. Insomma, alla povera anima sembra che tutto concorra alla sua distruzione e all'eterna sua condanna. A tal mutazione l'anima in sul principio rimane atterrita
e credendo che ciò provenga da una colpevole negligenza, si adopera anche con modi indiscreti di risvegliare gli affetti addormentati. Quindi l'anima che crede di star perdendosi non fa altro che aumentare l'aspetto accidentale, esteriore, devozionale delle sue preghiere. Ma la poverina, vedendo che nulla valgono tutti questi suoi ingegnosi modi a potersi ristabilire nella precedente disposizione, un timore esterno simile alla morte l'assale. Fortemente dubita che forse il tutto non ne sia causa in qualche grave peccato da lei non calcolato, in cui disgraziatamente sia incorsa. Ed eccola che senza interporre tempo incomincia ad esaminare la sua coscienza, a mettere al sindacato tutte le sue operazioni e non trovando cosa alcuna di che rimproverarsi, per cui le paia che abbia dato occasione a tanta sua disgrazia, conclude: tutto è finito per me, io sono abbandonata da Dio, la sua giustizia finalmente mi ha raggiunta, tutto questo mi è avvenuto in pena dei miei peccati, della mia vita passata, oppure in castigo delle quotidiane mie mancanze. L'uomo sempre ritiene che il Signore punisca, che sia un Signore di punizione. Dio è mamma, è la mamma che adatta le sue poppate alla crescita del figlio e poi anche lo svezza. Dio mio, quanto è stato facile il suo inganno. Ciò che la povera anima chiama abbandono non è altro che una singolarissima e specialissima cura del Padre Celeste per lei. Questo suo passaggio non è altro che una incoata contemplazione, cioè non costretta contemplazione, secca in principio, cioè di cui noi non gustiamo la gioia della contemplazione, ma che in seguito, se sarà fedele, trasferita che sarà dallo stato di meditativa a quello di contemplativa, il tutto le diventerà soave e gustoso. Il che non potrà mai raggiungerla senza essere prima purificata da ciò che dice sia amor di Dio accidentale e sensitivo. Cioè il vero gusto della meditazione, della contemplazione, nasce quando noi ci spogliamo da tutta l'esteriorità del nostro devozionismo. Ma ahimè, la povera anima non può darsi pace, per lei non vi è conforto, ella crede che nessuno è arrivato ad afferrare il suo vero stato, e seppur qualche conforto è la prova dalle assicurazioni che le si fanno, questo è breve e quasi subito si dilegua. Tutta la sua pena si risolve insomma in questo: io son priva dell'amor di Dio. Ecco quello che noi sappiamo soltanto dire. Oh, se potesse, io dico, conoscere che il ritiro di questi lumi il Dio lo fa per infondere in pari tempo una migliore luce nel suo intelletto. Ecco quanto siamo noi manchevoli. Noi non comprendiamo che Dio si comporta in questo modo, sembra quasi allontanarsi da noi perché vuole, come dice qui, darci una migliore luce del suo intelletto, cioè della sua conoscenza. Luce assai più spirituale ed assai più pura, cioè staccata da tutte le scorie terrene, mediante la quale ella potrà fissarsi in Dio e nelle cose divine, e senza alcun discorso contemplarlo con uno sguardo semplice, puro, soave, delicato e divino, voi sentireste per confessione medesima di quest'anima fortunatissima che ella è felice e non cambierebbe il suo stato presente per tutti i beni di questo mondo. Così sta la cosa in voi, mia cara Raffaelina. Ecco, perché Padre Pio ha fatto questo grande preambolo sull'amor di Dio e come veramente raggiungere l'intimità con Dio, perché capisce che l'anima di Raffaelina ha bisogno di questo. E voi dovete persuadervi che l'anima vostra non è priva di amore per il suo Dio. Per l'aridità e le tenebre in cui siete involta, voi non retrocedete nel servizio di Dio di un cappello. Anzi, voi lo potete osservare da voi stessa. Voi vi sentite più sollecita nel servire il Signore e siete tutt'occhi nel non voler venir meno a Dio. Voi sperimentate in voi stessa un certo che di vigore ed un certo santo ardore di perseverare costante nella virtù. M'inganno io forse? No,
Siate sincera almeno con voi stessa. Mio Dio, ma se anche lo spirito è involto nel buio, bisogna pur convenire con me questa volta che dentro questa caligine vi sia una luce semplice, pura, soave, divina e delicata, come poc'anzi vi dicevo. Questa luce è per voi indiscernibile. Cioè, voi, cara Raffaelina, non siete capace di poterla capire bene. Ma è pur vero? Ma è pur vero che è propriamente essa che vi dà forza e vigore nel servire e nell'amare con perseveranza il Signore. Questa luce, appunto, è quella che per voi e per la vostra anima costituisce il principio di contemplazione, la quale contemplazione non potrà la vostra anima raggiungerla perfettamente se non quando umilmente si sarà sottoposta a questa purga del senso. Raffaelina, la contemplazione è cosa tutta spirituale e fino a quando l'anima non si darà del tutto spiritualizzata, ella non potrà né possederla perfettamente né conoscerla. Ecco, cosa deve fare di più Padre Pio? Cosa deve dire di più Padre Pio per convincere Raffaelina? Per convincere Raffaelina a staccarsi dal devozionismo, a staccarsi dall'aspetto fenomenologico dell'amore di Dio. A noi piace che esibendo questo amore in tante forme esterne sembra che questo amore e lo percepiamo meglio e lo manifestiamo di più. Ma non è questo il modo. Parla tanto di contemplazione Padre Pio in questo modo. Ma noi siamo ancora al tempo dello svezzamento, ecco chi siamo noi, ancora quei bambini che non sanno ancora del tutto allontanarsi dalla poppata della mamma, che devono comunque attingere altro cibo più salutare. Tenete presente, non perdete di vista, vi prego, le sollecitudini della madre tutta per il suo bambino. L'anima, per passare all'adolescenza, cioè dall'infanzia all'adolescenza, bisogna che si sottometta ad un'altra prova ben più dura di quella fin qui trattata. Ecco, solo col dolore, la forma oblativa, cioè offerta del dolore, e la purificazione che questa offerta del dolore ci può fare è grandiosa. Padre Pio ce lo insegna innanzitutto col suo personale esempio e poi anche col suo magistero. Il pietoso Gesù a ciò ci chiama, ecco, e Gesù è quello della croce, quindi ci chiama a questo. Vediamo un po' qual è quest'altra prova a cui il Signore vi vuole sottomettere. Vi ho già accennato poc'anzi che dopo l'attuale purga del senso in cui siete posta al presente, cioè cominciare a staccarvi dall'aspetto sensibile, il nostro Padre Celeste ha stabilito di innalzare l'anima vostra ad una più alta perfezione e quindi è di necessità che vi sottoponga ad un'altra purga assai più rigorosa, che si chiama purga dello spirito. Stimatevi perciò fortunatissimo, Raffaelina, e ciò vi sia come di scudo per affrontare con umiltà e fedeltà quest'altra nuova prova. Rigorosa assai sarà certissimamente tale prova, ma non vi spaventi, perché il Signore, come sempre, sarà con voi e vi consolerà. Ora, primo e principale mezzo per ottenere questo è l'aridità spirituale. Ecco. L'aridità spirituale consiste propriamente in una privazione assoluta da ogni conforto di puro spirito. Il vostro stato presente è penosissimo, ma siccome qui si tratta di purgare il vostro amore e la vostra devozione per il Dio da tutto ciò che può essere sentito di dolce, di soave, dell'appetito sensitivo, di per sé quindi non impedisce che in mezzo all'aridità del senso voi nelle vostre devozioni e nei vari trasporti di amore verso Dio non sentiate nella punta dello spirito una certa refezione e un che di conforto. Quindi il provare questa forma di aridità invece in effetti poi si manifesta nel sentire nella punta dello spirito, cioè nella parte più interna di noi, in quel momento in cui noi veramente siamo soli con noi stessi e con Dio, un che di conforto. Dissi che nella purga del senso di per sé
Le aridità di questo non impediscono di far sentire nella punta dello spirito una certa refezione spirituale, quasi un alimento, questa refezione spirituale. Di per sé non impediscono, ma d'ordinario accade che quando le aridità del senso non sono troppo forti, dette aridità vengono risentite anche dalla punta dello spirito, e quindi vediamo spesso che queste anime prive anche di quell'altro, sono anche prive di quell'altro conforto, del conforto sensibile. Di per sé dicemmo che le aridità sensibili non tolgono all'anima di risentire una certa refezione nella punta dello spirito. Vedete, lo ripete Padre Pio, deve, come devo dire, convincere un po' Raffaelina, che a volte è pedante, a volte ama il Signore, non mi ama, io non amo il Signore, e in tutte queste lettere che scrive al padre, il padre cerca di convertirla. Siamo ad un anno dalla morte di Raffaelina, quindi il padre sa che il cammino ora è più in salita e che deve anche guadagnare tutto il tempo possibile. Quando al Signore piacerà di porvi in tale stato, cioè quello purgativo, voi sentirete una pena talmente acuta da superare qualunque concetto che intorno a lei possiamo formarci. Quindi il dolore della purificazione. Rammentatevi allora però che l'amore di Dio si va sempre ingrandendo nell'anima vostra. Il segno perciò discernere è questo: voi vi sentirete sempre più pronta a tutto ciò che è il servigio e l'onore di Dio. Ecco, la prontezza a servire Dio. Qualunque cosa Dio ci chieda, anche le cose più dolorose. E tal prontezza però è senza il minimo allettativo, cioè nuda, cruda e anche dolorosa, senza aver un sentimento della parte spirituale. Anzi, voi vi sentirete di essere coinvolta in fitte tenebre e che il tutto si opererà con difficoltà e ripugnanza della parte spirituale. Bellissimo. Quando si è veramente purificati totalmente, non si hanno più tutte le affezioni e gli allettamenti, c'è solo il dolore, l'olocausto, l'offerta. Con la certezza dunque nell'anima che Dio vorrà innalzarvi all'unione mistica e perfetta di amore, vi prevengo che allora alla purga dello spirito non basti l'aridità e la privazione del lume riflesso. È necessaria ancora un'altra causa interiore afflittiva, che penetri tutta l'anima, anche nella parte più recondita, intimamente la trafigga e tutta la rinnovi. Questa causa altra non è che una luce altissima, la quale fissa l'anima nella vista delle sue colpe così profondamente da superare ogni nostro concetto, la immerge per conseguenza in un abisso di tenebre e di penosissimi affanni. Insomma, questa altissima luce penetra e coinvolge sì intimamente la povera anima da porla in afflizioni estreme e pene interiori di morte. Eppure, o Raffaelina, chi crederebbe essere, cioè questa luce che in principio investe la povera anima in modo così desolante e penale, quella stessa che in seguito dovrà sollevarla all'unione mistica e trasformativa? Ma come ciò avviene, a volervi dire il vero, io non lo comprendo abbastanza. Solo dico, senza tema di sbagliare, molto meno di mentire, che la cosa va proprio così e non diversamente. Se io dovessi dire il mio debole intendimento al riguardo, a me sembra che la cosa deve andare così. Le pene atrocissime che sente allora l'anima sono così penetranti che solo possiamo trovare una pallida e tenuissima somiglianza con quello che soffrono le anime del purgatorio, ma che gli stessi dannati dell'inferno. E quando poi l'anima, mediante tale luce, che sì atroci sofferenze le cagionano, si sarà purgata e resa atta a ricevere il bacio della perfetta unione di amore,
questa stessa luce la investirà in modo illuminativo, cioè verrà illuminata dalla luce di Dio. E quindi Padre Pio conclude: vi saluto nel bacio del Signore assieme alla Giovina e a tutti quanti cercano Gesù. Fra Pio Cappuccino. E accanto a questo saluto si accompagna quello nostro per dare l'appuntamento ad un nuovo momento dedicato a Pagine Spirituali la settimana prossima.